Caro Umberto, Heidegger è un autore di cui si continua a discutere in termini anche piuttosto controversi ed è anche secondo me la prova della sua grandezza, perché un grande uomo costringe i successori a spiegarlo. E il tema del sacro in Heidegger è un tema abbastanza interessante anche da più punti di vista. Tu come... Sì, è un luogo dove il filosofo e i poeti parlano tra di loro, no? Cioè, quali sono questi personaggi che parlano tra loro? Filosofi e poeti, cioè soggetti non tecnici. Ma allora questo sacro che cosa diventa? Diventa il luogo in cui ci si salva da che cosa? Dalla tecnica? Ci si salva dal mondo? Ci si salva dagli enti? Infatti, una delle ultime interviste diceva solo Dio ci può salvare, da che cosa? Dalla tecnica. Ho capito. Allora lui assume nei confronti della tecnica un discorso ambivalente. La questione della tecnica dice un po' ci salva e un po' no. Poi diventa sempre più angosciato. Angosciato perché forse aveva la malinconia senile del mondo contadino, del mondo della montagna. Diceva Gadamer perché veniva a fare lezioni con gli sci, con i consoni della zuava, eccetera. Forse c'era anche questa nostalgia che non può diventare metafisica. E invece questa contaminazione fra biografia e filosofia, che vorrebbe essere pura e non personale, in realtà non c'è. Io mi sono occupato di psicologia perché un giorno gli altri se ne colloquio mi fa, ma non le viene, io avevo 20 anni, non le viene il sospetto che ogni sistema filosofico non sia altro che la celebrazione della propria biografia. Lui ne aveva tutto il titolo di dirlo perché veniva dalla psichiatria e aveva scritto la psicologia della religione del mondo. E il nostro caro Heidegger non era neanche una figura particolarmente coerente, perché per esempio nel 1919 lui scrive una quarantina di pagine ferocissime su un libro che aveva pubblicato Jaspers, La psicologia delle religioni del mondo, e però non lo tira fuori questo scritto, perché andava tutti i sabati a casa di Jaspers a raccontargli Essere Tempo, non tanto perché stimasse Jaspers, non lo stimava per niente. Diceva che era un buon educatore di giovani quando dopo si era fermato, ma semplicemente per andare in cattedra, perché Jasper era professore di filosofia, oltre che di psicologia, e faceva queste cose. Poi, nella seconda edizione di Essere Tempo, quando era diventata famosa questo libro, toglie la dedica a Husserl. Ma insomma, ma che uomo sei? Ecco, io vorrei proprio interpellarlo come uomo. E qui si torna alla vexata question di cui anche abbiamo già discusso, del fatto che il pensiero di Heidegger tende, soprattutto dopo la cosiddetta Kehre, tende a deresponsabilizzare gli enti razionali Bravo, finiti, e e questo è il lui ne è punto. E lui l'esempio. stesso, forse nemmeno in maniera troppo larvata, fa una sorta di apologia di se stesso in Infatti, questo anche in modo, a questo, proposito di anche in questo. biografia trasposta in sistema Certo. filosofico, fa una sorta di apologia della propria deresponsabilizzazione rispetto agli eventi del mondo. E Proprio qui, così. secondo me, al di là del chiacchiericcio montante sul tema del nazismo, dell'adesione al nazismo, che poi spesso tende ad assumere la stessa vocazione di chiacchiera come quella del rapporto con Hannah Arendt di Heidegger, ma al di là di questo, il vero problema forse della filosofia di Heidegger nel suo rapporto con la tecnica è che coglie genialmente con una prospettiva filosofica interessantissima il problema della tecnica come appunto visione dell'essere, dell'essente ridotto a fondo sfruttabile nella questione della tecnica, ma poi quando si tratta di proporre soluzioni non è in grado di affidare la responsabilità ai singoli attori sociali e allora conia categorie come quella della Gelassenheit, Bravo, l'abbandono, che è una bravo, forma di bravo. deresponsabilizzazione totale. Lui lo dice proprio nella conferenza L'abbandono, lasciare essere le cose come sono. Gelassenheit. Anche proprio Proprio il così, perfetto. modo, infatti io da questo punto di vista, pur riconoscendo ovviamente ciò che è ovvio, la grandezza insuperata di Heidegger nel Novecento, continuo a preferire la vecchia linea dialettica del soggetto-oggetto di Marx, per cui il tecnocapitalismo prodotto della prassi umana può essere superato se la prassi umana responsabilmente si assume il compito di superarlo. Certo. Cioè, appunto, in Marx l'assunzione del tecnocapitalismo come prodotto storico della prassi sfocia poi nell'undicesima tesi su Feuerbach, bisogna cambiare il mondo, mentre invece l'assunto heideggeriano del
del Gestell, dell'impianto tecnico Facciamo come quelle cose si chiamano così. dispositivo, sfocia nella Gelassenheit, o anche nella intervista allo Spiegel, adesso ormai solo un Dio ci può salvare, che è come dire noi come umani non possiamo salvarci. Lui lo ripete sempre, Heidegger, non vi è prassi umana che valga a trasformare le cose, siamo solo un giocattolo nelle mani della tecnica, dove per carità si coglie benissimo il fatto che la tecnica tende a diventare il vero soggetto, una sorta di feticismo, direbbe Marx, ma è pur sempre un nostro prodotto. Prodotto. Questo secondo me è il vero. È il grande tema che segna, dal mio punto di vista, la superiorità della linea Hegel-Marx. Pensare la sostanza come soggetto, Bellissimo, direbbe bravo, Hegel. bravo, Questo secondo me è il bravo. vero E tema. così toglie anche la speranza che la storia possa essere cambiata, no? E E certo. quando si mette a giocare con la Geschichte, che è la storia, il Geschick, che è il destino, già lì, quando la storia diventa destino, non ci resta che stare nella corrente dove ci porta il fiume. Del Infatti. destino, che chiamiamo storia. Infatti. L'idea stessa di una storia come Seinsgeschichte, storia dell'essere, non degli uomini, Bello. finisce per deresponsabilizzare gli attori sociali facendone appunto semplici luoghi di manifestazione, dell'essere. Infatti negli Holzwege Heidegger scrive proprio che non vi è prassi umana che valga a trasformare la realtà e che bisogna attendere un nuovo disvelamento dell'essere, rispetto al quale però noi non abbiamo alcuna capacità e possibilità di incidere. Quindi io rovescerei su Heidegger una critica che lui muoveva a Marx e a Hegel, cioè diceva Heidegger, Marx e Hegel colgono il problema dell'alienazione moderna, della tecnica capitalistica, ma poi nella misura in cui pensano di superarla nella prassi, restano all'interno di un mondo Sì. tecnico che tutto affida alla prassi. Io direi invece che il modo stesso in cui Heidegger pensa la tecnica come Gestell non trasformabile dalla prassi è un modo ideologicamente condizionato da quella tecnica stessa che mira a presentarsi come destino intrascendibile per Basta. diventare tale. E a quel punto sei inattivo, Sì. sei contemplativo, sei passivo e guardi il mondo come ciò che, a cui sei destinato, senza che tu lo possa mai cambiare. Ti metti in ascolto dell'essere Sì. anziché all'opera per Sarebbe cambiare. interessante vedere se Nietzsche risorgesse e facesse una critica ad Heidegger. Visto che Adi gli ha dedicato un libro grande così per confutarlo, ma ha più ragione Nietzsche con la sua volontà di potenza di Certo. quanto non abbia ragione Heidegger con la sua Gelassenheit. È chiaro. Se tu dovessi dire, Umberto, l'aspetto di Heidegger che più andrebbe valorizzato in generale, ma anche oggi, quale indicheresti? Dunque, questa sua lettura del mondo greco mi piace molto, questo suo concetto di physis messo in circolazione alla grande potrebbe essere una bella proposta, una sorta di tornare alla Terra e di capire che cos'è il physis per davvero. Sto parlando in modo televisivo, ma per dire il tema della physis, il tema della natura, il tema dell'inoltrepassabilità della natura, le sue belle considerazioni sulla fisica di Aristotele, là dove dice per esempio che è la natura che salva e non il farmaco. Il farmaco aiuta la natura a risalvarsi dalla malattia, eccetera. Il tema della natura, visto al modo greco, è ottimo. La descrizione della tecnica come oggettivazione dell'ente, quello va stato salvato, sia il Gegenstand, cioè l'oggettivazione delle cose, sia il Bestand, l'accumulo e la messa in riserva delle medesime. Questo va salvato. Poi, quando incomincia a discutere della storia come destino, e allora lì mi sento fuori gioco, e allora mi metto nelle mani di un mistico, oppure tutta la sua distanza che assume dalla teologia cristiana mi pare invece che ci ripiomba dentro. Manzoni parlava di provvidenza, parla di destino, ma siamo sempre nel Certo, mondo della passività. Ecco, certo. questa è la parte che va. Io penso che anche debba essere metabolizzata tutta la parte di Sein und Zeit dedicata alla critica della società di massa come società dell'inautenticità, in Perché è cui. inautentica? Perché la massa è inautentica? Perché non ha studiato, ma c'è nel mondo, accade e magari tu stai bene perché un'infinità di massa sta male al posto tuo. È chiaro. Insomma, è troppo comodo. Certo.
tutto il tema dell'inautenticità, della chiacchiera, della Sì. curiosità, che può essere secondo me fecondamente innestato sul tema marxiano e marxista dell'Entfremdung, l'alienazione, Bravo. che è ciò che in essere tempo aleggia pure, che poi nel successivo brief sull'umanismo Heidegger stesso valorizza come il punto più alto Infatti, dell'hegelo-marxismo, cioè la infatti. categoria di alienazione che poi Heidegger ritraduce come Heimatlosigkeit, l'assenza di patria dell'uomo moderno che diventa straniero a se stesso. Quella parte mi sembra molto, molto feconda, devo dire, come Però anche sempre, sempre scoraggiante, scoraggiante. perché in un'assenza di patria, in un heimatlos, che fare? Ecco, che fare? Mi Sì. sta muto. Aspetta un momento, Fato, hai detto una cosa importante a proposito. Adesso mi vanno via i pensieri con la velocità della luce. Ecco, no, questa dimensione della passività, dobbiamo difenderci da questa passività, che è una passività che poi si diffonde in tutti i sistemi metafisici, eh? Che poi la metafisica sia quella dell'ente o sia quella dell'essere, non è Sì. che cambia Chiaro. molto, resta che l'uomo è comunque alla mercé di un destino. Infatti io propongo di innestare Heidegger sull'impianto hegelo-marxista e quindi tenere buone sicuramente le sue considerazioni sull'inautenticità, sulla tecnica, sulla scienza anche, però innestandoli in un impianto di tipo soggetto-oggettivo Sì. che tenga in debita considerazione la storia e la praxis, che invece è il grande assente di Tieni conto Heidegger. però che quando lui dice autentico, in tedesco si dice eigentlich. Eigen vuol dire proprio. E allora se si parte da lì non si arriva da nessuna parte. Perché l'uomo prima di essere proprio è relazione e diventa proprio a partire dalla relazione. Come la nostra identità è nostra perché ci arriva dal riconoscimento, è un dono sociale la nostra identità. Certo. E lui sta roba non ne capisce anche perché è deviato da quella lingua. Certo. Eigen. Ciò che invece Hegel capiva benissimo con il tema dell'anerkennung, secondo me, Sì, della il relazione riconoscimento, sì. di Quello riconoscimento nella fenomenologia. lo dice chiaramente la fenomenologia. Invece in Heidegger, in effetti, già fin da Sein und Zeit, la dimensione dell'intersoggettività è svalutata come inautentica. Il Mitsein, l'essere, il con essere, il con esserci è proprio Sì. E infatti liquidata si come. è incazzato come una iena con il povero Biswanger che l'aveva invitato a Borgorzi, perché Biswanger usava il Mittersein come un trascendentale che stabilisce la capacità di convivenza tra gli umani, e allora il maniaco invece non ha nessun Mittersein perché occupa tutto lo spazio, tutto il tempo, e quello dice: ma no, ma il Mittersein va bene per i pazzi. Va bene.